parola di oggi è figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo, che sai che è una parola strana. Cosa vuol dire figlio dell'uomo? Cioè, figlio dell'uomo è un idiotismo aramaico che significa uomo. Sì, cioè è normale. Basta. Sono un uomo come voi. Sono un figlio dell'uomo. Sono anch'io un uomo. Però c'è il problema che nel libro di Daniele, che è questo strambo libro di fiction fantascientifica. Ah, ma quello c'è tutte le visioni. Sì, quello. Sì. Poi andava in giro a ammazzare draghi. Sì. Nel libro di Daniele a un certo punto c'è una visione di un figlio dell'uomo, no? Di un figlio dell'uomo che compare trascendente sulle nubi del cielo. Allora, evidentemente per il libro di Daniele, figlio dell'uomo è una cosa generica, no? Sì. Il figlio dell'uomo è... cioè uno che, siccome non sapeva come descriverlo, diciamo che assomigliava a un uomo. Sì, ecco. Poi aveva di fatto delle sembianze che ti assicuro non ce n'è uno sulla terra così, ma... Però il fatto che è un soggetto misterioso, no? Gesù a un certo punto si attribuisce questo titolo di figlio dell'uomo. Tanto è quello che preferisce lui. È uno dei titoli preferiti, lui amava moltissimo questo titolo di figlio dell'uomo perché da un lato evidentemente voleva sottolineare la misteriosità del suo essere, no? Il fatto che questo titolo gli permetteva di scappare alle secche di tutta la questione messianica della ma sarà un sacerdote, ma sarà un re, ma sarà il figlio di Davide, eccetera, eccetera, perché il figlio dell'uomo di Daniele non era nulla di tutto ciò. Ah, no? Ecco, sì. Proprio per il fatto stesso è un personaggio indistinto, indefinito, no? Sì. Quindi un personaggio trascendente, per questo che Gesù utilizza bene, gli viene a fagiolo utilizzare questo titolo. No? Però è un po' ambiguo, no? Perché poi alla fine... E poi è un po' ambiguo, sì, certo, ma lui voleva mantenersi nell'ambiguo, no? Perché non voleva dare una definizione precisa di se stesso. Voleva sottolineare il fatto che il figlio dell'uomo è qualcuno che sfugge alle categorie mentali di colui che lo incontra per rivelare un mistero che è un mistero suo proprio, che è un mistero che non è inscrittibile in quello che uno si aspetta o in quello che uno immagina. Sì, è una regalità, ma non è politica, per esempio. È una regalità, ma per esempio non è politica, non è neanche una regalità, perché questo figlio dell'uomo non è un re, no? È un personaggio che ha delle caratteristiche divine, ma... No? E il problema è che sarà visibile soltanto alla fine, no? Sì. È visibile solo a livello escatologico, è solo in un momento finale che sarà possibile vedere la totalità della divinità di Gesù. Beh, d'altro canto questo è anche abbastanza chiaro, no? Cioè, è solo l'unione fra l'umanità e la divinità di Gesù sarà perfettamente percepibile, perfettamente comprensibile soltanto nel momento in cui Dio sarà tutto in tutti, no? Sì, già ci sono voluti 3 secoli solo per accoglierla quella roba lì, per cui non è che... Ecco. Cioè, è stato piuttosto complicato. A che cosa appunta il titolo di figlio dell'uomo?